life challenging. Hi, Mr. Zepter. It's a great pleasure for us to see you again. Can you tell us something about your link, your connection, your historical participation to racing car, to racing world? Yeah, that's easy. Easy explanation. Racing is everything in life. I'm supporting this sport since 30 years. Since 20 years, I think you are one of the most important, maybe the main sponsor of Grand Prix Monaco. Yes, we are already more than 21 years sponsor in Grand Prix Monaco, and this race and this event in Monaco is practically Zepter event. Do you think that racing is representing also for a kind of a lifestyle? Car and Italian, that's together. That's one body, one thought, one philosophy. For Italy, in Italy, also worldwide, car is everything. Art, culture, sport, design, everything. That's the life, lifestyle. What connects you with Italian first? Uh-huh. What you see Italian, it's cars. I talk fashion, no? No, cars. For me, cars. Okay. Yeah. Fashion also probably on the same level, but a little bit down from my perception. Yeah. Okay. Thank you so much, Mr. Zepter. Quale spirito i team stanno partendo oggi? Oh, io penso che loro hanno una grande voglia di uscire. Al di là dei problemi che spero che non ci saranno, però qualcosa arriverà, come al solito, un grande spirito di uscire e di ritornare a vivere una vita che hanno perso. Here with us Gianpaolo Sacchini, the coordinator, the manager of this racing. After two difficult years for our country, we can say that you have been the first one with this great event. Yes, we are very, very proud to have here more than 70 cars. That is a great result, especially after 2 years of stop of basically all the historical competition. We are here in Monza for the beginning of this historical race that is the oldest Italian race and one of the oldest in the world still. And we are very, very, very proud to have to say that we are absolutely ready for this 3 days of competition and race together with, as you said before, all the safety measures. Sure for the COVID, but in a safety way for sure. Beppe Ambrosini, direttore generale di IWC Italia, che prendono parte a questa grandissima competizione, questa grande rievocazione storica. Una grande ripartenza dopo un momento particolarmente difficile, questo vi ha incentivato a farne parte? È la terza volta che noi sponsorizziamo questa manifestazione, che è la più antica d'Italia. E quindi ben felici di essere qui oggi. Noi siamo già attivi da diverso tempo, come ben sai, con Mercedes e nello specifico AMG. E poi adesso AMG c'è anche il classico e quindi noi siamo sempre stati i loro partner, quindi non solo in Italia, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, quindi partecipiamo a diverse competizioni classiche, poi Formula 1, come ben sai, con il nostro grande Hamilton. Batterlo non è facile, però e la gara è aperta a tutti, poi io sono italiano, ferrarista per l'amor di Dio, quindi ci sta. Quindi diciamo in bocca al lupo a Hamilton e anche a Leclerc. Sicuramente, a tutti, io sono uno sportivo, vinca il migliore.